A giugno le Marche abbassano vertiginosamente la popolazione dei suoi vaccinati. Da domani al 6 giugno a poter iniziare la profilassi anti-Covid saranno addirittura gli studenti diciottenni che affronteranno il prossimo esame di maturità. Apparecchiati 5 Vax Days da mercoledì a domenica, in cui potenzialmente saranno vaccinabili 13.600 maturandi marchigiani. Potranno accedere ai 16 punti vaccinali della regione, che sono 4 per quel che riguarda la provincia di Pesaro Urbino. A Pesaro l'ex Ristò e l'ospedale San Salvatore, a Fano il Codma, a Urbino il bocciodromo di Viale Neruda. Proprio come a scuola si procederà per appello in ordine alfabetico. Da domani toccherà ai maturandi che hanno il cognome compreso fra le lettere A e C, da giovedì quello fra D e L e via via fino alla Z di sabato. Domenica invece vaccinazioni aperte a prescindere dal cognome. I maturandi potranno presentarsi ai punti vaccinali senza prenotarsi, ma dovranno comunque compilare i moduli di adesione scaricabili dal sito della Regione Marche. Vaccini dunque che da giovedì si allargheranno anche alla possibilità data alle regioni di programmare inoculazioni senza restrizioni anagrafiche. Le Marche puntano così a raggiungere il milione di vaccinati con la prima dose entro il completamento del mese di giugno, magari trovando un'accelerata anche dalle vaccinazioni in ambito aziendale, categoria in cui, ad esempio, è pronta a partire Marche Multiservizi. Un'altra dinamica che stiamo mettendo in campo come welfare aziendale, abbiamo come partner un industriale Era che ha messo a disposizione una serie di attività e Marche Multiservizi sarà il primo hub del gruppo a mettere a disposizione proprio luoghi per vaccinare. Nelle prossime giornate poi si aprirà la fase vera e propria di vaccinazione.